Io utilizzavo il PC principalmente per lavoro. Io prima del progetto ero fiera, avevo un telefono che non faceva neanche le foto. Adesso ho imparato che uno smartphone può essere molto più versatile, molto più utile. Adesso non potrei fare a meno di uno smartphone. Chiara, può spiegarci che cosa ha fatto la sua unità di ricerca per il progetto Mobile Territorial Lab? Il nostro gruppo di ricerca, che si chiama I3, Intelligent Interfaces and Interaction, si occupa di progettare servizi per migliorare la qualità di vita dei cittadini e utilizziamo un approccio centrato sull'utente, cioè coinvolgiamo direttamente le persone nel processo di progettazione. Stiamo lavorando con famiglie, con bambini piccoli, questo perché diventare genitori è una sfida complessa. Gli altri genitori possono essere una risorsa molto importante in questo particolare momento della vita. Infatti gli altri genitori possono offrire consigli pratici, ma anche supporto emotivo. Con altri genitori è possibile condividere esperienze pratiche e quindi trovare delle soluzioni comuni a problemi appunto comuni. In quest'ottica, all'interno del Mobile Territorial Lab, stiamo esplorando le potenzialità degli smartphone come connettori sociali. Un primo passo in questa direzione è stato lo sviluppo dell'app FamilyLink, che è stata progettata appunto con i partecipanti al progetto, e si tratta di un servizio che permette ai genitori di condividere informazioni sui luoghi più appropriati per famiglie con bambini piccoli e per scambiare informazioni appunto sul essere genitori. Nei prossimi mesi prevediamo il rilascio dell'applicazione sul territorio trentino, sarà un'applicazione per Android e sicuramente può trovare informazioni utili sulle opportunità presenti sul territorio in termini di eventi, luoghi, servizi adatti alle famiglie. Infatti stiamo cercando di sviluppare nuove funzionalità per l'applicazione FamilyLink che permetteranno ai genitori di socializzare faccia a faccia nel mondo reale con altri genitori, questo sfruttando le possibilità offerte dagli smartphone e i dati che possono raccogliere gli smartphone, quali GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Come è coinvolta la Fondazione Bruno Kessler nel progetto Mobile Territorial Lab? Dunque, la Fondazione Bruno Kessler è coinvolta sin dall'inizio nel progetto Mobile Territorial Lab, è stato anzi uno dei promotori del progetto stesso, all'inizio partito tra FBK da un lato e Telecom Italia dall'altro, Laboratori Skill che si trovano qui, e poi successivamente è riuscita ad aggregare e ad estendere il tutto a Human Dynamics Lab di MIT, a Telefonica e a un'azienda che si chiama ID3. Sempre di Boston. Il progetto Mobile Territorial Lab, che cos'è? È un nuovo modo di fare ricerca, un modo estremamente innovativo, diciamo che lo facciamo solo noi così, e che ha attratto moltissima attenzione in giro per il mondo. L'idea è quella di costruire delle comunità di persone, in questo caso utenti di smartphone, fare comunità per fare nuovo, per mettere in piedi, provare e sviluppare un nuovo modo di fare ricerca. Allora Marco, lei sta partecipando attivamente al progetto e utilizzando l'applicazione FamilyLink all'interno del progetto Mobile Territorial Lab. Come si trova? Quali sono le sue sensazioni? Sì, allora io ho partecipato sin dall'inizio a questo progetto, sono stato coinvolto direttamente dagli organizzatori e mi è particolarmente interessato tutto l'aspetto di raccolta dati, in quanto noi ogni giorno carichiamo dentro il sistema tutte le esperienze personali e anche tutti gli aspetti relativi alla nostra vita privata ed economica, e dopo abbiamo la possibilità di vedere tutti questi dati in forma aggregata. Ci troviamo con Bruno Lepri del progetto esplorativo MOBS. Spiegaci Bruno che cosa fate per il progetto del Mobile Territorial Lab. L'idea è che il progetto esplorativo MOBS, Mobile and Social Computing Lab, ha lo scopo di studiare i comportamenti umani utilizzando i dati che si possono ricavare dai telefoni cellulari, e da questi dati l'idea è capire e comprendere alcune caratteristiche sia individuali sia delle relazioni sociali di una persona. I telefoni cellulari sono uno strumento, un sensore sociale che permette di andare a comprendere i comportamenti umano più in dettaglio rispetto a quello che hanno fino ad adesso fatto la psicologia sociale o la sociologia, e permette di avere dei dati che possono anche essere utilizzati per costruire dei servizi e dei sistemi che possono aiutare la qualità della vita delle persone,
aiutare le persone ad avere, ad essere meno stressate, ad avere migliori interazioni sociali e costruire servizi che diano un feedback alle persone. Quello che noi abbiamo sviluppato insieme anche ai ricercatori di Telecom Italia, di Skill, è un personal data store, cioè una cassetta di sicurezza dove le persone hanno tutti i dati personali che vengono generati dai loro cellulari o da quando compilano survey, questionari e altre informazioni. Questa cassetta di sicurezza dà alle persone la possibilità di decidere che cosa raccogliere su se stessi, con chi condividerlo, quindi essenzialmente viene trasformato totalmente quello che è l'attuale situazione dei dati personali. Al momento Facebook ha i nostri dati personali, può farci quello che vuole, mentre in questo caso il paradigma è totalmente diverso. Noi siamo i proprietari dei dati personali e decidiamo se condividerli con altre persone, se darli in cambio di servizi, se venderli o non venderli e decidere cosa fare. Posso chiederle i suoi figli quanti anni hanno? Allora, il più grande ha 5 anni, la più piccola ha 2 anni e sanno usare lo smartphone meglio di me. Quindi questa cosa la fa anche un po' per loro? Sì, sicuramente, perché vedo proprio che loro, non so come, proprio come magia, sanno usare tutto e quindi non si può rimanere indietro, sicuramente.